questa che vedete è la Concorde in una foto di repertorio. La linea rossa indica il ponte 3 dove si trovava il comandante Schettino durante lo sbarco di oltre 4.000 passeggeri messi in salvo nel vicino porto del Giglio. Come chiunque può vedere, il ponte 3 della foto a sinistra, quello segnato in rosso, non si vede più nella fotografia della stessa nave a destra perché la nave alle 00:17 di quella notte si è rovesciata sul suo lato destro. Attenzione, la nave sta rovesciando, attenzione, allontanate un attimo, attenzione! Dovrebbe essere chiaro a tutti, senza ombra di dubbi, che sarebbe stato impossibile per chiunque restare sul ponte 3, dove si trovava il comandante Schettino, fino a poco prima che la nave si capovolgesse. Questa è la più stupida delle menzogne che ha mandato in galera il comandante Schettino, sostenuta da giornali e televisioni, senza nessuna verifica. Quando la nave alle 00:17 si è rovesciata, i passeggeri presenti sul lato destro erano stati tutti sbarcati nel porto dell'isola del Giglio. Restava un'ultima scialuppa con circa 40 persone a bordo. La nave si stava rovesciando sulla scialuppa, che sicuramente sarebbe stata schiacciata. Il comandante Schettino, invece di tuffarsi in acqua per salvarsi, si è buttato sul tetto della scialuppa per cercare di portarla in salvo. Sentiamo il comandante Schettino che ci racconta di quei momenti. Dopo aver attratto la scialuppa ai ganci che l'avrebbero trascinata sott'acqua, stesso dal tettuccio, ho operato i comandi, il timone e l'acceleratore. E ho diretto la scialuppa a 15-20 metri di distanza con l'intenzione di far sbarcare tutti dalla scialuppa e di rimanere lì a coordinare le operazioni di soccorso. Sì, per tutte le operazioni in zona contattate il Golf 104 della Guardia di Finanza che è OSC in zona. Primo, la motovedetta G104, nominata da De Falco coordinatrice dei soccorsi, alle 00:17 avverte tutti che la Concorde si sta rovesciando. Quindi De Falco certamente sapeva che la Concorde si stava coricando sul suo fianco destro. Numero 2. Prima telefonata alle 00:28, il comandante Schettino avvisa De Falco che la nave si era rovesciata alle 00:17 e De Falco conferma. La nave di colpa si è ribaltata sul lato dritto e adesso è completamente ribaltata di 90 gradi e appoggiata praticamente su uno scoglio su un fianco, ok? Su un fianco 90 gradi a dritta. 3. La seconda telefonata di De Falco a Schettino arriva all'1:46, esattamente 1:29 dopo il rovesciamento della Concorde. De Falco chiama nuovamente il comandante Schettino e il suo tono è cambiato. De Falco sarebbe dovuto intervenire prima dell'impatto sugli scogli perché le sue apparecchiature avrebbero dovuto allertare la capitaneria di Livorno per l'eccessiva vicinanza della nave agli scogli, ma nessuno ha notato niente. Dopo il rovesciamento, il comandante Schettino raggiunge gli scogli a pochi metri dalla nave e chiede di mandare motovedette fra la nave e la terra. Sì, ascolti, sono Capomarzo. Ha chiamato il comandante della nave, no? E dice che le motovedette stanno nel posto sbagliato. Se possono andare fra la terra e la nave, se potete fare una chiamata generale a tutte le unità che stanno lì, che non sono impegnate nel trasbordo, di portarsi fra la terra e la nave. Ma De Falco ignora la richiesta perché evidentemente il suo piano è diverso. Sotto la prua della nave, lato dritto, c'è una biscaggina. Lei sale su quella biscaggina e va a bordo della nave. Io sto registrando questa comunicazione, comandante Schettino. Guardi, Schettino, che lei si è salvato forse dal mare, ma io la porto veramente molto male, le faccio passare l'anima dei guai. Vado a bordo, cazzo! De Falco ordina al comandante Schettino di tornare a bordo usando una scala di corda posta a prua sul lato destro. Se anche ci fosse stata quella biscaglina o biscaggina, ormai il lato destro della prua era sott'acqua da circa 1:30 e De Falco, il responsabile dei soccorsi, sembra non saperlo.
La biscacina era sott'acqua. De Falco era a 150 km di distanza. All'1:46, quando mi richiede di risalire a bordo, ha evidentemente ignorato tutte le informazioni ricevute da me, dal Comando Generale delle Capitanerie di Roma e della stessa OSC, ovvero motovedetta coordinatrice dei soccorsi sul campo, da lui stessa nominato come tale. Evidentemente ha ignorato che la nave si era abbattuta sul fondo e che era completamente sommersa e soprattutto che la biscacina sul lato destro, da lui indicatami a prora, era sott'acqua. Per salire a bordo ci voleva una motovedetta che mi portava sul lato emerso del relitto per raggiungere la biscacina. Perché non mi mandò a prendere? Perché mi chiedeva di fare cose impossibili? Ordina al comandante Schettino di tornare a bordo della nave per riferirgli quanti passeggeri ancora ci sono e in quali condizioni. Non fornisce a Schettino nessun mezzo per raggiungere la nave, né una motovedetta, né un elicottero o una delle tante imbarcazioni presenti in quel momento. È tutte sotto il suo comando. Bravo, avanti! Noi da 8 minuti abbiamo lasciato l'aerosoccorritore nostro in prua nave, dove ci sono circa un centinaio di persone, non c'è nessun ferito grave, l'aerosoccorritore nostro li sta tranquillizzando, sono abbastanza tranquille. De Falco sa esattamente la situazione a bordo qual è, perché già da un'ora il suo elisoccorritore è stato portato a bordo e ha comunicato nei dettagli la situazione. De Falco vuole il comandante Schettino fuori dalla nave perché diventi l'unico e indifendibile responsabile. E la prova sta nell'immediata diffusione di quell'assurda telefonata. Il comandante Manna, responsabile della Capitaneria di Roma, usa ben altri toni quando parla di Schettino o con Schettino. Lei parla direttamente col comandante? Esatto. Oh, quindi in pratica attingo alla fonte. Il comandante non è sulla nave, è sullo scoglio subito vicino alla nave, ma non si trova a bordo in questo momento. Starà dirigendo da lì, cosa fa? Però sta dirigendo da lì per quanto è possibile, solo che ora lui non ha accesso neanche a poter vedere. 35 minuti prima della telefonata di De Falco avevo ricevuto chiare istruzioni da parte del comandante Manna del Comando Generale delle Capitanerie di Porto di Roma, superiore in grado di De Falco, il quale mi disse che dovevo rimanere sulla scogliera perché ero il loro riferimento visivo. Va bene, comandante, conservi la batteria del cellulare, proveremo a cercarla e a sentirla ogni tanto. Insomma, salvi la sua scheda quantomeno, che mai questo è il riferimento, va bene, comandante? Grazie. Grazie a lei, comandante, grazie a lei. Lei vada a bordo, è un ordine, lei non deve fare altre valutazioni, lei ha dichiarato l'abbandono nave, adesso comando io. Un uomo, un ufficiale delle cabine di bordo che ha l'arte del comando deve essere autorevole e l'autorevolezza, la sua genesi, la trova nell'esempio. E l'esempio dato dal capo della sezione operativa di Livorno non è certamente autorevole. De Falco non era all'altezza della situazione, i suoi errori sono stati enormi. Il tribunale avrebbe dovuto imputargli molti reati e poi condannarlo, ma non ha avuto il coraggio. Del resto i suoi superiori lo hanno poi destituito e allontanato dalla capitaneria, perché hanno ritenuto che i toni usati e le strategie messe in campo non facevano onore alla Marina italiana. Tutti i giornalisti italiani hanno mostrato il peggio per la categoria. Solo la Gabbanelli e Alessandro Gaeta hanno studiato gli atti e fatto le domande giuste. Tutti gli altri hanno condiviso una condanna unanime che ha premiato Costa Crociere, Fincantieri e De Falco, diventato senatore. Tutti questi errori erano lì, sotto gli occhi di tutti, perché non sono venuti fuori? Certamente perché ci sono in gioco degli interessi molto forti, di autotutela della pubblica amministrazione, l'autorità marittima, di tutela degli interessi della società privata Costa Crociere, ma soprattutto anche per colpa del giornalismo che purtroppo non approfondisce più. Che non si prende la briga di leggere 5.000 pagine di atti come ho fatto io, e scoprendo che la verità sta lì, scritta tra le righe dell'interrogatorio. Comandante, nel processo, quale valore è stato attribuito alla circostanza che De Falco le aveva dato degli ordini ineseguibili? Stranamente i giudici non hanno tenuto in alcuna considerazione il fatto che De Falco, in una fase così importante e di emergenza,
avesse creato confusione dando ordini sbagliati ed ineseguibili.